benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per un altro video a tema Zero Waste. Lo so, magari ne avete già le palle piene in questi video, però tra questa settimana sarà l'ultima settimana in cui farò video riguardo argomenti solidi di cui parlo, perché dalla settimana prossima sarò in Nuova Zelanda. Per chi non lo sapesse, vado in luna di mele a Nuova Zelanda, quindi probabilmente per il mese di dicembre pubblicherò principalmente video di quel viaggio e poi da gennaio molto probabilmente ritornerò ai miei soliti video Zero Waste. Quindi se per caso avete richieste, se per caso avete domande su qualsiasi cosa, se volete che io faccia un video su un certo argomento, fatemelo sapere. Oggi invece faccio un video un pochino diverso, mettiamola così, un video che comunque è connesso a un altro video che io ho fatto quasi un mese fa, quel video parlavo di cosa ne penso della trash jar. Per chi non sapesse cosa sia, la trash jar principalmente è un barattolino dove la gente che magari inizia il zero waste o magari si è avanzato nel suo percorso zero waste accumula la propria spazzatura proprio per vedere quanta spazzatura accumulano nel tempo, ecco. Come funziona la trash jar? Nella trash jar andrebbe messo qualsiasi cosa che non è compostabile o riciclabile, quindi qualsiasi cosa che andrebbe nell'indifferenziata. In quel video, se l'avete visto, se non l'avete visto, ve lo lascerò linkato qua sopra. In quel video appunto dicevo che io non ho una buona opinione della trash jar per una sola ragione. Quando vedo video che ho la trash jar di un anno, la trash jar di 5 anni addirittura, e che il barattolino non ha quasi niente dentro, mi viene da dire: non hai mai fatto la spesa, non hai mai avuto uno scontrino in tua vita, non hai mai veramente ordinato niente online e ti è venuta comunque, che ne so, una specie di fattura, che magari quelle spesso sono in carta, quindi vabbè, non hai mai pulito casa? Insomma, mi vengono in mente tantissime domande, ecco perché ho deciso di fare la trash jar per un mese, per farvi vedere effettivamente cosa ho accumulato io, come è andata, cosa ne penso, e se mi piace questo metodo della trash jar, mettiamola così. Disclaimer importantissimo, la trash jar si riferisce solo a me, quindi praticamente tutta la spazzatura che io ho accumulato sia fuori che dentro casa, perché come dicevo nell'altro video, trovo che la gente che usa la trash jar tengono in conto solo la propria casetta e non effettivamente le cose che magari usano fuori e che magari andrebbero comunque nella trash jar per un motivo o per l'altro. Quindi io ho usato la mia trash jar sia fuori che dentro, quindi qualsiasi cosa io compravo fuori, che siano scontrini, che fossero, che ne so, una cannuccia per sbaglio, non è successo, ma vi dirò le cose che ho accumulato fuori, le ho messe tutte nella trash jar. Quindi, appunto, ci tengo a dire che è solo spazzatura mia, quindi se per caso abbiamo accumulato altra spazzatura o se lui ha accumulato altra spazzatura, questa riguarda solo me, quindi non pensate che questa sia spazzatura di un mese accumulata in casa mia e non. Però le cose che abbiamo buttato via questo mese in realtà è stata una decorazione di Natale molto molto rovinata, una scatola che non era riciclabile perché avevamo comprato non mi ricordo cosa, ok? E avevo buttato via della pellicola perché avevo comprato i funghi che erano in una scatolina di cartone, ma c'era una pellicola sopra. Vabbè, quindi questo per dirvi un po' se vi interessano le altre cose, poi magari c'erano altre cose che magari lui ha buttato, però in generale a livello spazzatura io credo di fare un buon lavoro, però comunque non mi ritengo di essere iper zero waste e non ritengo che questa cosa della jar mi abbia chissà che aperto gli occhi su tante cose, però ve ne parlerò ovviamente in questo video di altre cose che ho pensato. Quindi vi faccio vedere la mia trash jar. Questa è la trash jar di un mese, è molto piena, forse avete l'impressione che non sia piena, ma è molto molto piena, e andremo anche ad analizzarla insieme, vedere cosa effettivamente è andato a finire in questa trash jar. E questa invece è un'altra trash jar, perché tutte le cose, quando si pulisce casa, non si butta nell'umido le cose si buttano comunque nell'indifferenziata, quindi polvere, capelli, peli, unghie, eccetera eccetera, non vanno nell'umido ma vanno nell'indifferenziata. Quindi, a maggior ragione, la trash jar dovrebbe contenere tutte le cose che riguardano le pulizie di casa, cioè nel senso se spazzolate per terra o se avete l'aspirapolvere e poi pulite l'aspirapolvere, questo è comunque una cosa che deve far parte della trash jar. Ecco perché trovo che alcune trash jar sono un po' tricky, perché vogliono far vedere, non so, la parte bella della trash jar, quando effettivamente capisco che sia una motivazione per molti, ma io trovo che sia anche una demotivazione, esiste questa parola, demotivazione, per altre persone che magari vedono questa jar e dicono: oddio, questa qua ha accumulato così, questa spazzatura in un mese, davvero, oh mio
mio Dio, pensate però come ho reagito io a vedere che una persona in 5 anni ha accumulato questa spazzatura e non ne aveva così tanta quanto ne ho io in questo barattolo. Ecco perché trovo che la trash jar non sia proprio la realtà, mettiamola così. Come ho già detto, non voglio andare contro nessuno. Se usate la trash jar vi trovate bene e trovate che state facendo progressi perché magari vi motiva, va benissimo, però non mi piace che ci siano dei... non lo so, degli inganni dietro la trash jar, perché magari, non si mettono, che ne so, non mettere gli assorbenti, perché magari c'è qualcosa, non tutti usano, non so se tutti usano la coppetta o qualsiasi cosa riutilizzabile, quindi anche gli assorbenti andrebbero qua. Quindi diciamo che io non ho una bella opinione della trash jar, ma come ho già detto, se voi vi trovate bene, se voi amate questo metodo e tutto va bene, però a me dà solo fastidio vedere certi post su Instagram dove fanno vedere che, oh mio Dio, guarda la poca spazzatura che io sto accumulando. Questo è solo un mese, quindi stiamo comunque contando un mese di spazzatura, non è 5 anni. Quindi già un mese così lo trovo più realistico rispetto a un barattolo così, 5 anni. E vi dirò anche il perché quando aprirò il barattolo, vi farò vedere tutte le cose che ho dentro. Questo ovviamente non lo apro perché che schifo. Però era per farvi vedere che effettivamente se vedete delle trash jar senza... effettivamente la polvere di casa sua, o non hanno mai pulito casa, o non lo so, magari lo buttano nell'umido, cosa che fanno tantissimi in realtà, lo facevo anch'io. Allora, siamo pronti per mostrare tutte le cose che ho accumulato nella mia trash jar in questi. Allora, devo fare un disclaimer, ovvero il fatto che vedrete tantissime cartine di cioccolata, perché ho iniziato la trash jar nel periodo di Halloween e ho iniziato la trash jar anche nel periodo del mio compleanno, quindi praticamente l'ho iniziata ad Halloween, poi è stato il mio compleanno. Ho ricevuto tanta tanta cioccolata, quindi don't judge me please. Quindi ecco qua, questo è vuoto adesso. Adesso andremo ad analizzare tutte le cose che io ho accumulato. Come ho già detto, tantissime cartine di cioccolata, sono veramente tante e adesso le metterò tutte indietro. Questo è il cosino che c'è sul barattolino di il burro d'arachidi, quindi anche questo nella trash jar. Ecco, come vedete la maggior parte del mio trash questo mese è stato veramente cioccolata, cioè che tristezza, guardate quante cartine. Poi abbiamo degli scontrini, sì, gli scontrini non vanno nella carta, gli scontrini non andrebbero nell'indifferenziata, quindi ho vari scontrini di quando ho comprato, di quando ho fatto la spesa, di quando ho comprato qualche regalino e altre cose, insomma, scontrini, 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 un altro scontrino, quindi anche gli scontrini indietro nel barattolino, un altro scontrino. Praticamente la mia spazzatura di questo mese è stato scontrini e carte di cioccolato. Poi qua è una cosa di un vestito, di un regalo che ho comprato, quindi c'aveva l'etichetta che l'ho tolta, anche questa non è cartone. Poi ho avuto dei cerotti perché mi sono fatta male, ho delle scarpe che mi fanno malissimo ogni volta che le metto, quindi cerotti ovviamente. Poi tutte queste etichette dei vestiti, perché io odio tenerle, quindi praticamente questi non sono nuovi vestiti che ho, ma semplicemente lavandoli e rimettendoli, ogni tanto mi realizzavo che queste etichette mi davano veramente fastidio, quindi come vedete tantissime anche di queste etichette che appunto andrebbero nell'indifferenziata. Altre etichette di vestiti... questo è forse un qualcosa che ho comprato questo mese, quindi sì. Questo è un pezzettino di pellicola, non mi ricordo cosa ci fosse qua. Forse erano dei funghi che avevo comprato, forse era un panino, non lo so. Qua ci sono le varie etichette che trovavo sulla frutta, le ho incollate tutte insieme, però alcune sono della frutta, altre sono di vestitini. Ah, ecco, un altro cerotto, cerotto. Questo è delle mie vitamine che prendo sempre. Questo è un altro cerotto, un'altra stoffa. Questa era una cosa che avevo trovato dove? Non so, però anche questa. Andrebbe, questo è un elastico che era sul, come si chiamano? Sui broccolo.
Purtroppo mettono sti cose sui broccoli. Questa era un'altra roba di vitamine, perché avevo preso delle vitamine, questo per aprire il coperchio, devo fare questo. Queste sono quelle cose che mettono sul pane. Ogni tanto purtroppo ho comprato il pane in sacchettini di plastica, però quei sacchettini fortunatamente erano riciclabili, questo invece no. Questo è... mi sa che era sempre di un regalo. Avevamo comprato dei vestiti per i bimbi. Quindi sì, c'era questo cosino, altre etichette, etichette, etichette. Questo è un altro cosino di nuovo che mi sa che si trova sempre sul pane, quel coso di plastica così. Ecco. Qua c'è un cosino di plastica che non so cosa sia, però sicuramente non era riciclabile. E basta, questa era la spazzatura che avevo. Principalmente erano cartine di cioccolata, etichette di vestiti, scontrini, e qualcosina a caso. Erano ovviamente tutte cose che anche fuori, se compravo, mettevo sempre nel barattolino. Mi tenevo tutto in tasca, tornavo a casa e buttavo nel barattolino se c'era qualcosa da buttare nel barattolino. Ok, quindi cos'è che volevo dire con questo video? Ovviamente vi ho già fatto vedere la spazzatura, come avete visto, la maggior parte sono scontrini, cioccolata. Voglio dire una cosa riguardo alla cioccolata: io non compro cioccolata, sia per la questione plastica, sia perché qua in Canada costa tantissimo. Cioè, o ti vai a comprare i loro cioccolatini, che costano poco, ma sono veramente stomachevoli a un certo punto. Non è roba che tipo la Milka che te la godi, o la Lindor che te la godi un po'. Sono veramente cioccolatini molto stomachevoli. Quindi i cioccolatini non li mangio, cioè non li compro. Poi vabbè, giustamente non comprandoli cerco di tenere la forma, di mantenermi in shape, che non mi riesce comunque. Quindi la cosa dei cioccolatini la volevo spiegare, nel senso che non compro mai cioccolatini. Questi sono stati regali di Halloween, sono stati i cioccolatini che ho mangiato al lavoro, quindi ho tenuto le cartine dei cioccolatini mangiati al lavoro, e tanti cioccolatini li ho ricevuti per il mio compleanno, perché la mia zia ha 3 anni più di me, mi fa strano chiamarla zia, però è mia zia, mi ha mandato un grosso pacco pieno di cioccolato da Londra. Quindi sì, ho mangiato un sacco di cioccolatini. Per fortuna alcuni erano in grossi pacchettini che erano riciclabili, quindi erano tipo, non erano uno per uno. Però sì, questo è principalmente quello che ho accumulato in questo mese. Cosa voglio dire? Voglio dire che non è che mi ha soddisfatto fare la trash jar, non mi ha dato niente. Cioè sì, è bello vedere tutto ciò che accumuli in un barattolino e basta, però allo stesso tempo sto barattolino sta in giro per casa e sono tipo, ok, whatever. Quindi diciamo che, come ho già detto, non voglio mandare shades a nessuno. Se usate la trash jar perché vi trovate bene, vi piace, vi motiva a vedere effettivamente ciò che accumulate, ciò che non accumulate. Io, essendo che vivo anche con lui, giustamente siamo in due, quindi la sua spazzatura è la mia spazzatura. Sapete come funziona ormai quando si è sposati, ciò che tu è mio. E niente, quindi diciamo che per me ha poco senso, da persona che vive con, appunto, che è in coppia, e fare una trash jar solo per me stessa. O la fa dobbiamo fare tutte e due, o non la facciamo e basta, e quindi ci limitiamo a fare la solita indifferenziata come al solito. Però per la spazzatura e per il riciclaggio devo dire che sono abbastanza fiera, proprio perché non accumuliamo troppe robe, e anche il riciclaggio, se si riempie prima, è perché magari ci abbiamo scatoloni o scatoline varie da riciclare, o magari qualche vasetto ogni tanto, magari se rompiamo un bicchiere, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Anche se in realtà le robe rotte mi sa che non vanno nel riciclaggio, ma questi sono altri dettagli. Non so, non rompiamo così tanti bicchieri. Quindi niente, volevo dire che appunto è stato bello farlo come esperimento, ma non credo che continuerò a farlo. Non mi porta niente di nuovo. Appunto, cerco sempre di stare attenta a ciò che consumo, sto attenta a ciò che compro. Anzi, adesso faccio anche molta più attenzione anche addirittura alle cose di carta. Quindi, a meno che non si tratti di comunque cose di cibo che devo scegliere tra plastica e carta, in quel caso scelgo la carta. Però comunque la mia spazzatura sicuramente in quest'ultimo anno, perché comunque se vado indietro su YouTube, ho iniziato i miei video Zero Waste credo a fine novembre, quindi è un anno praticamente da quando sono Zero Waste, e devo dire che è migliorato tantissimo, sia la mia voglia di sprecare meno, sia il fare attenzione a tante cose, sia il comprare meno in generale. Insomma, ci siamo capiti. Quindi diciamo che volevo fare questo esperimento proprio perché quel video è stato comunque colto benissimo. Non l'ho fatto perché volevo dimostrare qualcosa. Quel video tantissimi mi hanno detto che sono d'accordo con quello che ho detto io nel video, ovvero che alcuni si fanno
intimorire un attimo quando vedono la trash jar e io semplicemente volevo dimostrare che alcune trash jar mi, non lo so, non mi ispirano grande fiducia proprio per il fatto che a meno che tu non vada veramente, non compri tutto, 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 tutto in sfuso, che non compri veramente nessun vestito, perché anche nei thrift shop, io comunque ho comprato vestiti in thrift shop, alcune etichette le avete viste, comunque c'è l'etichettina, alle volte è carta, però comunque c'è il pezzettino di plastica che non li avete visti, però c'erano i pezzettini di plastica, quelli che si attaccano con l'etichetta, no? Perché non tutti i brand fanno, cioè non tutti i thrift shop hanno tempo di fare tipo, che ne so, con lo spago, robe simili. Alcuni lo fanno, però sì, è per dire che comunque non è detto, cioè non so, mi viene male a pensare veramente non hai mai buttato via un paio di mutande, un paio di calzini, non hai mai comprato un vestito in 5 anni, i vestiti vengono comunque sempre con le etichette, come avete visto anche le etichette che io ho tolto all'interno dei vestiti, comunque vanno nell'indifferenziata, come si chiamano, i clusters, i cerotti, anche quelli, cioè, sì, ci sono i cerotti comunque biodegradabili, io non li ho ancora presi proprio perché ho ancora una bella scorta di cerotti normali, però anche quelli, non ti sei mai tagliato un dito, non hai mai usato un cerotto in vita tua, non hai mai comprato, fatto la spesa, non hai mai pulito casa, erano tutte le domande che mi facevo, ho detto devo fare questa cosa proprio per dimostrare che alcune cose, cioè, anch'io vado in tanti, in questo mese, quando sono andata a prendere il mio solito caffettino, andavo al baretto che hanno l'opzione di non avere di ricevere lo scontrino per email o per numero di telefono o non averlo per niente. Quindi in quei casi ovviamente ho scelto di riceverlo per il messaggio o per email, in modo da non far stampare uno scontrino inutile. Quindi in quel caso, ok, esistono dei posti del genere, io spero che un giorno esisteranno ovunque questi posti, perché sono, almeno qua in Canada, non sono sempre più frequenti. Però allo stesso tempo, no, non dappertutto c'è sta roba, soprattutto nei supermercati. Non ci credo che in 5 anni tu non sia andato in un supermercato. Vabbè, finiamo qua di lamentarci. E spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!